News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 1 giugno 2022. Sono 1000 le tonnellate di spazzatura lasciate sulle strade di Catania a causa dell'impossibilità della discarica di Lentini a ricevere rifiuti. L'area del comune interessato è soprattutto quella del centro, dove vi è in atto lo start-up della raccolta differenziata. Il vice sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi esprime la sua preoccupazione dichiarando: siamo a rischio emergenza igienico-sanitaria, ma pronti a soluzioni e modalità straordinarie. Ma la movida a Catania, i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno effettuato dei controlli a tappeto nelle vie del centro, elevate sanzioni per oltre 9.000 euro e ritirata la patente ad una ventenne trovata alla guida di un'auto con un alto tasso alcolimetrico. Presentate le relazioni degli ultimi 4 anni della Commissione regionale antimafia, 12 documenti approvati all'unanimità che hanno approfondito fatti legati alla malavita organizzata in Sicilia. Il presidente Claudio Fava, dopo la presentazione, si è dimesso per avviare la sua campagna elettorale con il sostegno delle liste del centro-sinistra. Al via l'edizione del 2022 di Etna Comics, un'esplosione di colori e gioia per gli appassionati del fumetto, del gioco e della cultura pop. La manifestazione, a cui ha partecipato anche l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, terminerà domenica 5 giugno. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario venerdì alle 20:30.